L'ultimo brano è questo. Sto pensando, direi che sono quasi a posto. Rinuncio, non torno, ma rinuncio a filmare dentro. No, devi tornare. Beh, sa, da Reggio piuttosto, ma non per farle Quando vai da dispetto. Dallara, quando torni da Ma è Dallara. difficile, però vergogna. Per lui è molto carino, però. Cioè. No, è che io pubblico tanto e poi butto via. Non pensavo, cazzo, ho guardato due volte Sky, Juve Atalanta, no, Atalanta Real, c'era Gasperini, parlava delle espulsioni. No, vabbè. Già lavoro gratis. E invece no, rifarebbe tutto. Giovanni è pentito di qualcosa della sua vita. Ad esempio, non le manca un figlio, una moglie? No, la moglie ce l'ho avuta, va bene questo. Ah, quindi è separato, Sì. divorziato. No, no, c'è solo una cosa che dico sempre che rimpiango. Sì. Io non avevo messo la firma militare quando potevo farlo, avrei fatto una vita Cosa avrebbe straordinaria in fatto? mezzo ai monti a Belluno. Cosa avrebbe fatto? L'alpino, no? Ma certo. E avevo la strada spianata. Come Ma mai? gli ho pregato di farlo. Come Io mai? ho detto no, vado a fare il meccanico. Come mai? Ah, le piace il meccanico. No, Sì. come mai le piace l'alpino? Beh, perché ci ho fatto il militare, è un ricordo straordinario e penso sempre che avrei fatto una vita, la vita più serena possibile al mondo, l'avrei fatto io. Cosa avrebbe fatto? Il militare, l'alpino, cioè in mezzo ai monti, e sarei già in pensione a Ai lupi 15 quelli anni. di Berceto, come ai lupi di Berceto. Esattamente, che si collega con la mia origine. Senta, ma Quello è il più grande rimpianto della quanto è mia stato vita. sposato Giovanni? 17 anni tra fidanzamento e matrimonio. Quindi non rifarebbe quello. Non posso dire di non rifarlo. Ma Dico che sto molto bene adesso sta adesso. bene così, ma è Comunque. pieno di donne, come i calvi. No, 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 no. Però sto meravigliosamente bene. Fratelli, sorelle? Una sorella e Cosa fanno? Come si chiamano? Anche no, adesso non vuole. Luisa, Bruno, Cosa? e fanno la sorella, lavora con me qua. E Ah, ecco. invece il fratello lavora in un'azienda di Ma anche movimento. se lavora qua, decide tutto Giovanni, dico bene. No, no, Ma il menù chi lo fa? qua dentro Lo ti chef dico. chi è? No, non c'è lo chef. Qua dentro La ti. piadina la fate? Sì. Chi la fa? Qua chi è di turno? So, a me piace il tartufo, salsa tartufata. Chi è che decide? Cioè, la carta la fate voi due? No, guarda, questo qua è un luogo molto molto semplice, dove si viaggia in molta semplicità anche Senza la tu. salsa tartufata. Ma Le cosa vuoi? olive verdi ce le ha? Oh, chi è che decide di prendere le verdi invece che le Il gruppo. nere? E chi è il Il gruppo? gruppo siamo noi che lavoriamo qua A dentro. tutti. Sì. Quindi non solo i pesci. Sì. Chi lavora qua dentro? Quindi anche Marco, Assolutamente anche sì. la ragazza, no, quella è una cliente. No, lei è una cliente. Qui dentro si decide E quanti insieme siete? quattro. E gli altri chi sono? Beh, l'altro una ragazza che adesso è Ah, sposata. Kristen, che me l'ha detto, Esatto. capito. Però qua dentro. Quanti curriculum ricevete, pesci? Poca No, non tanti. roba. Quando ci è capitato di cercare persone da lavorare è difficile. Senta, ma chiudiamo con questo, ma i miei giovani, mio zio mi chiedeva, perché mi sono sempre lamentato, anche quando guadagnavo tanto da freelance, mi disse un giorno, me vuoi sapere, ma non c'è per di soldi io, sono cascate le braccia. A me piace, cioè la TV affascina uno con le mie ambizioni, capisci? Sempre, cioè ho fatto TV, poi lei non mi ha mai visto, sono stato ospite una sessantina, cioè 50 volte a Teleeducato Parma, sul Parma andavo sempre col computer, ero molto diverso, e una quindicina TV Parma. Però la TV affascina, crea i personaggi. E mi scusi, Iso, beh, mi vuoi sapere? I parmensi, Iso, Gani voglia di lavorare o no? Secondo me no. No, ce Sì? I l'hanno, certo. giovani? Sì, diciamo Ma che cercano un lavoro buono, se possibile, da immagino. guadagnare tanto lavorare poco. Ma quello penso che sia, non sia, sia, sia di tutto il mondo, quello di, anche se giri il mondo, t'accorgi che quella è una malattia che colpisce tutti. Senta, invece la cucina, la famosa cucina, adesso questo lo farò magari con uno chef, se mi si concede. È un po' che non vado, anche perché le dico, mia moglie è terrorizzata dall'idea che disturbi le persone. Poi quando chiedo le variazioni al menù del
dei ristoranti è terribile. C'è ancora, al di là del Covid, no? C'è la cultura gastronomica, c'è la cucina parmigiana, parmense, gli stellati, no? Quindi il tramezzo, il tramezzino, Parizzi e Soragna, la locanda d'oro, li sapevo. Siamo stati, ma non avevo lo smartphone. Parma è una città speciale da questo punto di vista, è una provincia speciale. C'è Ceci, non mi ricordo, c'è uno stellato anche vicino a Collecchio. Mi ricordo. Sì. Mi ci sono sposato. Bravissimo, come si chiama quindi? Ceci. E quindi Parma è speciale per la cucina, no? Assolutamente. Però allora le chiedo, Giovanni, se è vero, ed è vero, ma uno perché deve venire? Ma qua viene per divertirsi, no, più che per mangiare la sua piadina. Un ambiente accogliente, una famiglia dove si può stare bene. Magari si spende anche meno rispetto a Ceci. No, ma qua non, poi noi non facciamo da mangiare. No, certo. Non c'è... Ma è un predisco, no? È un pre tutto, è un pre e un dopo. Secondo di come si ha voglia di fare. Chiudiamo con questo, caro Giovanni. Sempre, io non ho in mente il suo, ma in vari paesi ci sarà una roba così. Nel 2050 come immagina questo segmento di locale? Non mi dica, faccio io il teatrino, chissà dove sarò, eccetera, eccetera. Questo segmento di locali fra 29 anni esisterà ancora, credo sì, sarà sempre più popolato di ragazze, che la gonna sarà sempre più, ci dipende come andrà l'abbigliamento in quegli anni. Io sono convinto che ci sarà sempre più ostentazione di abbronzatura, tonicità, eccetera. Adesso la lascia mai. No, non so che la roba. C'è altro da fare? No, per oggi no. Ah. Come immagina quel mondo i locali e la gente? Io immagino sempre più Insta, quanto sono bella, tipo, cioè, uomini uguale, la fisicità, eccetera, eccetera, e comunque è un'idea di intrattenimento che sarà sempre più in voga. Guarda, ti dico due cose molto semplici. Uno, sull'aspetto della bronzatura, del bello, del brutto, della gonna, parli dell'essere umano. Certo. È stato e sarà sempre così. Però lei ha 10 anni più di me. Negli anni 70, sarà forse la mia. Negli anni 70 il costume era diverso, la gonna era più, cioè non c'era guardami le gambe, guardami polpa, guardami su, cioè c'era il trucco magari. Qua, mi stai diventando come i miei amici coetanei. Bisogna avere quella elasticità. Di no, dire, aspetta, però Giovanni lei ha un più 10 rispetto a me e quindi ha... Lei dice che è mentalmente aperto. A Pieve Modolena, dove sono cresciuto io, il mio paese, le mamme degli altri bambini o ragazzi o adolescenti, qualcuna si era truccata, però... Ma perché? Ma non era il singolo, era l'epoca. Allora, tu mi dici come saremo fra 20 anni? No, fra 30, del 2050. Come saranno le tendenze dell'epoca? Se le tendenze saranno che le donne diventano, stanno bene rasate, saranno rasate. E non ci possiamo fare niente, non le possiamo neanche immaginare. Però certo. Ti dico, quando sarà il locale fra 2050? Non lo so, ma c'è soltanto una cosa fondamentale, che se non ti evolvi con l'evolversi dei cambiamenti, dei gusti e delle cose, finisci in un batter d'occhio. Lei ad esempio la lascia, il wifi è libero, lo dà, non lo dà? Il wifi c'è. È libero? Sì. No, perché? Delle battaglie per farmi dare, no, perché poi io faccio caricando i video. Ma è molto semplice, noi abbiamo due linee, una è per... Quindi è molto avanti, Giovanni. E l'altra è per i clienti. È molto democratico. Sì, assolutamente. Chiudo con una stupidaggine. Pensi che ho intervistato a una serata di bellezza, a Poviglio, al Cuore Matto, la discoteca per gli anziani. Bravissimo. C'era Cesare Ragazzi in giuria. Allora, cosa vuol male che ho fatto? Che abbia fatto? C'era molto casino, lui è anziano, ma insomma, ovviamente ho parlato del suo lavoro. Cioè, un uomo senza capelli perde, adesso non mi ricordo perché non ce l'ho, ma io ridevo. Ne parlavo con mia moglie e mi ha detto, ma sai, se non pensa così lui che è il suo lavoro, lui dice,
uno che perde i capelli perde il 90%, il 70% dell'autostima. Io onestamente, cioè, io ho i capelli, ma cioè, diciamo che ho altre cose che mi mancano, però dico, ma è così Giovanni? Assolutamente no. Anzi, quanto ha perso lei in auto, in gioie, in, insomma? No, io ho guadagnato alla grande. Adesso non guardo bene, ma non ne ha proprio. No. Da quanti anni? Da tempo immemorabile. Però non ci ha fatto una malattia? No. Sicuro? Assolutamente. Anzi, proprio che non sopporto sono le mezze vie. Il girettino, o ce li hai o non ce li hai, punto. Le mezze misure non vanno bene. Quindi non voleva fare l'attore a Hollywood, Giovanni? No. E l'ultima curiosità, ma come adesso? Io con lei sono stato fortunato, e allora ho fatto prima il teatrino con Marco, poi con lei tutti no, cioè, siccome ne ricevo, cioè, vengo, c'è una gran pasticceria, cioè, non posso filmarla, vabbè. Ma i suoi affezionati, no? Ma vengono per ascoltare i suoi pensieri, non so, adesso c'è il Covid, no? Mm-hmm. Le chiedono cosa pensa del Covid o senza Covid, mi faccia pensare, ad esempio la Superlega, ma forse lei non è appassionato di calcio, non è un punto di... cioè le chiedono, hanno piacere di ascoltare il suo parere, non so, il Festival di Sanremo, no. Quando la settimana del Festival hanno piacere... Il bar è un luogo di comunicazione. Sì, ma dico, lei come dire fa opinione, i ragazzi, cioè le persone che vengono qua vengono per ascoltare lei o non gliene frega niente? Confrontarsi. Sì, va bene, dico. Certo. No, magari sa, ci sono dei locali dove c'è la musica molto alta. No. Ma non è molto alta qua. Sai cosa definisco, come definisco il mio posto? Cioè questo posto. Sì? La famiglia. Sì, beh, questo lo capisco. Ma non tiene la musica alta quindi? Anche però si riesce a parlare. Sì, ma ci sono i momenti dove c'è la baracca e dei momenti dove chiudi, e mi dice gli orari? Dalle 7 di sera. Quindi dalle 19 alle? Dalle 7 del mattino. Ah, ok. Fino a mezzanotte o alle 2 nei. Ma scusi, se io voglio una piadina alle 16 me la fa? Sempre. Ah, quindi c'è sempre uno dei quattro? Chi è di turno fa quello, fa tutto quello che sanno fare gli altri. Ma una piadina alle 7 del mattino la fa? Sì. Cioè, diciamo che magari... È inconsueto. Magari è più facile che sia uno che è tornato dalla discoteca piuttosto che... No, io giro, mi aggiro e mi penso... Ce l'ha il culatello? Ce l'ha il culatello? Come no? No, ce l'ho detto qua, cose molto semplici. Ho capito, ma il culatello... Perché poi dopo ci sono i posti dove ricercate. No, intendo la piadina col niente. Va bene, allora mi hai fatto un grande regalo. Perdonami, ma adesso ti devo lasciare perché sennò sono finito.